Entro breve tornerà a splendere come un tempo, luogo naturalistico di grande pregio e bellezza, punto di riferimento del territorio. La Pinetina di Vallevò, comune di Rocca San Giovanni, fu devastata dall'incendio dell'agosto 2021. Splendidi pini in cenere, un mirabile esempio di polmone verde che si affaccia sull'Adriatico, compromesso nella necessità di interventi che finalmente, dopo 3 anni, potranno avere inizio. Ufficiale così la consegna dei lavori per la messa in sicurezza della Pinetina. Alla presenza del sindaco Caravaggio, del comando dei carabinieri forestali della stazione di Lanciano e poi Nicola Zinni, agronomo, direttore dei lavori parte boschiva, Antonio Rosso e Federica Berardi del RUP. Tagli di smantellamento, generale rimboschimento, ma tanti altri dettagli riporteranno la Pinetina al suo grande valore. Fabio Caravaggio, primo cittadino. Dopo l'incendio dell'agosto del 2021 siamo subito intervenuti come amministrazione comunale con i cittadini, i volontari, per una prima messa in sicurezza dell'area con la riapertura dei canali perimetrali. E abbiamo avviato una progettazione di 500.000 euro, delle quali 360 destinati proprio alla pulitura del bosco, al taglio degli alberi pericolanti, mentre la differenza per la regimentazione delle acque, quindi faremo anche delle opere a tutela della costa sottostante la collina della Pinetina, quindi in zona punta isolata per la messa in sicurezza dei bastioni vicino alla Via Verde. Oggi ci sarà la consegna dei lavori alla presenza della Regione, del Corpo dei Carabinieri Forestali, del RUP, dell'amministrazione comunale, e quindi finalmente inizieranno questi lavori che permetteranno di restituire alla comunità uno dei più importanti polmoni verdi, non solo di Rocca San Giovanni, ma della Costa dei Trabocchi, del litorale Adriatico e della regione Abruzzo.